Nella prima seduta del 2024 del Consiglio regionale sono stati tanti i temi affrontati qui a Firenze, dalla sanità alla ripartenza dopo l'alluvione, alle politiche del territorio e a quelle delle istituzioni. Noi, come facciamo ormai da più di 20 anni, facciamo una selezione per voi, i nostri telespettatori, e ve la proponiamo in Regionando. Subito allora, quanti fondi ci sono per l'alluvione? Come potranno favorire un ritorno rapido alla normalità? Proprio nei giorni in cui scadevano le domande per i rimborsi, se ne è tornato a parlare anche in Consiglio regionale che, lo ricordiamo, come ultimo atto del 2023, aveva approvato una legge da 37 milioni per sostenere famiglie e imprese. Proroga delle graduatorie per gli operatori sociosanitari, indirizzi per l'agenzia regionale, fondi per i disturbi alimentari, sono tanti gli argomenti e i provvedimenti che riguardano la sanità che sono stati discussi. In Consiglio no al comune unico dell'Alta Valdera, quello tra Peccioli e Laiatico. L'Assemblea recepisce le indicazioni del referendum che in uno dei due comuni, quello di Laiatico, aveva dato esito negativo. La Commissione Territorio e Ambiente e Infrastrutture, prima del voto in aula sul bilancio dell'autorità portuale regionale, aveva visitato il porto di Viareggio dopo gli insabbiamenti di questi ultimi giorni che hanno provocato grossi problemi alla pesca. Tra le iniziative della settimana mettiamo in evidenza il premio per la migliore comunicazione sociale. L'iniziativa anche stavolta è del CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, e del CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato. Il premio è andato ad Avis Toscana, che poi, all'inizio della seduta dell'Aula, ha distribuito ai consiglieri nuovo materiale informativo. Ancora, il primo problema per una vasta e importante area della nostra regione resta quello dei danni subiti dopo l'alluvione dell'inizio di novembre. E l'obiettivo condiviso da tutti, allora, è certamente quello della ripartenza. La stima dei danni, soprattutto nella Toscana centrale, ammonta ad oltre 2 miliardi e le risorse a disposizione sono ancora poche. Con una nuova legge regionale approvata a fine dicembre dal Consiglio, vengono stanziati 37 milioni, 25 per le famiglie e 12 per le imprese. Proprio in queste ore scadevano i termini per la domanda di rimborso. Anche se si tratterà di cifre nell'ordine di 3.000 euro, ma sono assolutamente cumulabili con quelli che arriveranno alle famiglie quando arriveremo ai fondi del governo, 5.000 euro, e poi successivi ristori, ovvero la quantificazione esatta dei danni che speriamo, anche in questo caso poi è la competenza del governo, possano, anche se fra qualche mese, arrivare. Se attivi ora la procedura, bene, se non la attivi poi è difficile recuperare. Se ne discute anche in aula su iniziativa dell'opposizione, che ha posto l'accento sull'attività del commissario e della sua struttura, facendo riferimento tuttavia anche ai danni di frane e alluvioni del maggio scorso nella Romagna Toscana, insomma in una parte del Mugello. Il dato che è emerso è che l'11 dicembre questa regione ha trasmesso al ministro competente una relazione dalla quale emerge come la stima, diciamo, certificata in quella relazione è di 200 milioni per quanto riguarda la necessità e il fabbisogno relativo appunto a somme urgenze e al sostegno rispetto a quelle che sono state diciamo i fenomeni alluvionali. Questo è certificato nella relazione. Oggi abbiamo un dato sul quale naturalmente si misurerà anche l'azione di governo che oggi ha comunque sia, fino ad oggi diciamo, ha messo a disposizione delle risorse importanti che cumulate insieme sono all'incirca 200 milioni. Quindi io credo che sia doveroso verso i cittadini toscani mantenere alta l'attenzione, ma soprattutto fare un'operazione verità, perché su una questione così delicata che coinvolge da un punto di vista sia economico-sociale tanti territori, dobbiamo essere chiari, mantenere gli impegni senza fare polemica politica. Questo è quello che è invece purtroppo successo in queste settimane. La legge toscana di dicembre, approvata da tutti i gruppi prima di arrivare al voto finale, era stata discussa e votata nella commissione di cui è presidente Ilaria Bugetti, che ora fa il punto sugli stanziamenti regionali. Le somme urgenze contano 110 milioni, dal governo sono arrivati 30 milioni, quindi se noi sommiamo anche la parte dei ristori che abbiamo messo a disposizione, la Regione Toscana ha già messo 147 milioni, mentre dal governo sono arrivati circa 35 milioni. Sulle somme urgenze ci sarebbe bisogno di una cifra che va da 780 milioni, anche di più probabilmente, quindi noi stiamo aspettando che ci sia un segnale forte per dare un riconoscimento sia sulle somme urgenze, quindi per fare i lavori necessari per mettere in sicurezza,
sia per riconoscere alle famiglie e alle imprese i danni che sono stati subiti e che ancora sono lì, perché le famiglie soffrono ancora. Dal Movimento 5 Stelle emergono forti perplessità sia rispetto all'operato del governo sia per quello della regione. La regione toscana non ha brillato per velocità in quello che sono stati gli interventi e il supporto alle popolazioni che continui a raccontare. L'intervento dal punto di vista della protezione civile ha fatto il possibile, ma sicuramente c'è da dire che il quadro che si era presentato era di forte abbandono del sistema idrogeologico e profonda cementificazione. Quindi nessuno si aspetterà certo miracoli, ma ci sono ancora famiglie che hanno perso tutto e che non sono in grado di poter recuperare la vita nel luogo dove sono nati e dove vivevano e lavoravano. E questo significa che le carenze ci sono state da parte della Regione e di un governo che sta assumendo un atteggiamento penalizzante anche nei confronti della Regione Toscana. È inaccettabile che nel tritacarne politico dello scontro tra destra e sinistra possa finire in mezzo il cittadino che ha soltanto bisogno di un aiuto. La prima legge che è stata approvata nel nuovo anno, per giunta all'unanimità, è quella per la proroga delle scadenze delle graduatorie in ambito di operatore sociosanitario OSS. In questo modo, a fronte di una crisi del personale degli ospedali, la graduatoria potrà ancora scorrere. Finora sono stati inseriti circa il 10% di coloro che ne avevano diritto. Primo firmatario era stato il consigliere Stella. Sono ormai 2 anni che Forza Italia si batte per la graduatoria delle OSS. Sapete, è stato fatto un concorso nel 2021, a quel concorso hanno partecipato più di 4.000 persone, 2.600 sono coloro che stanno oggi in graduatoria, ma purtroppo di quei 2.600 quasi il 10% soltanto è stato chiamato. Quindi rimane una ambizione legittima, era delle persone che stavano in graduatoria, avevano partecipato a un concorso pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le graduatorie durano 2 anni, io ho presentato diversi atti, Forza Italia si è sempre battuta affinché le OSS, gli OSS in particolare, venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa, oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella graduatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della graduatoria, non è solo quella della proroga, ma quella di attingere a quella graduatoria per andare ad esaurire e per assumere quelle 2.600 persone che sono risultate idonee, che hanno partecipato al concorso. Sulla legge sono tutti d'accordo, maggioranza e opposizioni. Abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatoria. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa. In altri casi, in passato, in altre regioni le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza commissione, di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OSS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione, in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste graduatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Si infiamma il dibattito invece sui fondi per i disturbi del comportamento alimentare, che erano stati tagliati e poi dopo poche ore dalla seduta sono stati reinseriti dal governo. Ma il tema resta, l'attenzione è necessaria, a detta di tutti. In questo caso l'iniziativa è partita dal consigliere Scaramelli. È una patologia importante che negli ultimi 3 anni ha visto raddoppiati i casi, soprattutto di adolescenti, ragazzi e ragazze che hanno difficoltà a convivere ovviamente con la nutrizione e l'alimentazione. Questo comporta una patologia, una cura. Di queste questioni si può anche morire se non presi in carico, servono servizi territoriali, serve fare qualcosa che vada a favore delle persone, dei ragazzi, tenendo fuori, a mio avviso, anche lo scontro politico, perché in questo caso non è opportuno. Prima di tutto vengono le persone, dopo vengono i destini dei singoli partiti. Sono stati i consiglieri di centrodestra a rassicurare sulla nuova misura del governo, che in effetti nella serata di mercoledì 17 gennaio ha rifinanziato il fondo in scadenza ad ottobre con 10 milioni. 32 prestazioni saranno totalmente gratuite per i pazienti dal 1 aprile.
Questo qui fa sì che se si ha interesse a raggiungere l'obiettivo e non a fare invece della bieca e strumentale propaganda su un tema importante, su un tema delicato come quello dei disturbi alimentari, si debba prendere atto delle iniziative del governo, vedere che cosa succede nelle prossime ore e poi eventualmente esprimerci. Noi non abbiamo partecipato al voto della mozione proprio perché pensiamo che era semplicemente un esercizio strumentale da parte del Partito Democratico. Dichiarazione questa che lo stesso Perrucci ribadisce una volta arrivata la notizia, appunto, che il governo ha rifinanziato il fondo. Il Consiglio ha votato a maggioranza anche sui nuovi indirizzi per l'Agenzia Regionale di Sanità, argomento che approfondiremo la prossima settimana, così come parleremo del bilancio approvato e del ruolo dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Affronteremo poi, grazie ad un'iniziativa politica sostenuta da tutti, la grande questione della reindustrializzazione delle aree interne montane. Non ci sarà il comune unico dell'Alta Valdera, quello tra Peccioli e Laiatico. Il Consiglio regionale, nella sua ultima seduta, ha ratificato quella che era stata la decisione popolare del referendum di dicembre in almeno uno dei comuni. La maggioranza dei cittadini aveva detto no nettamente a Laiatico, per cui, come annunciato alla vigilia, la fusione non è stata autorizzata. Il Consiglio regionale, con voto unanime, ha deciso di respingere la proposta di legge di istituzione del Comune dell'Alta Valdera, una proposta di legge che aveva preso le mosse dalle delibere dei consigli comunali, che aveva portato la Giunta regionale all'elaborazione dell'atto normativo e che oggi tiene conto degli esiti di un referendum che non era vincolante nella sua espressione ma soltanto consultivo, ma il Consiglio regionale ha ritenuto di rispettare coerentemente la volontà manifestata dagli elettori. Sono molto critiche le opposizioni che contestavano il progetto già prima del referendum, a cui si riferiscono le nostre immagini. Sapevamo, frequentando quel territorio, frequentando i cittadini sia di Laiatico che anche di Peccioli, che non era visto di buon occhio questa fusione proposta da due sindaci targati PD, votata dai consigli comunali a maggioranza targati PD, ma i cittadini manifestavano una volontà di rimanere autonomi, due comuni molto importanti per la Valdera, due comuni anche completamente diversi, anche se vicini. Un comune come quello di Peccioli, molto ricco anche per la presenza di una discarica che appunto è molto attiva su quel territorio. Dall'altra parte il comune di Laiatico, un comune importante, un comune famoso anche per il Teatro del Silenzio e per Andrea Bocelli, che manifestava a gran voce l'interesse a rimanere autonomo. C'è stato un no sonoro da parte degli abitanti di Laiatico e anche gli abitanti di Peccioli si sono espressi in maniera differente da come le segreterie del PD pensavano. Quindi il progetto del PD di fondere il comune di Laiatico con quello di Peccioli è stato sonoramente bocciato dai cittadini di Laiatico e di Peccioli. Prima del voto, che mette tutti d'accordo, c'è anche chi chiede di cambiare qualcosa, visto che di fusioni ormai in Toscana non se ne fanno più. L'ultima fusione che è stata fatta in Toscana è quella del 2018, con il referendum e poi elezioni del 2019, che è Barberino-Tavarnelle, e fu un percorso, lo posso ampiamente testimoniare, di quasi 20 anni. La legge secondo me ha delle caratteristiche molto positive per la Toscana e tra l'altro è una di quelle che finanzia maggiormente, oltre a quella statale, le fusioni. Probabilmente c'è bisogno di interpretarla al meglio, e cioè i passaggi, volontari ovviamente da parte di ogni singolo ente locale, debbono essere fatti in maniera molto attenta e intelligente, e anche rispetto alle funzioni fondamentali probabilmente che potrebbero portare poi all'unione e alla fusione c'è bisogno di ancora essere più precisi. L'insabbiamento ha fermato la pesca nel porto di Viareggio e i pescatori hanno manifestato. L'episodio si è ripetuto e la tensione è salita al punto che la quarta commissione, quella che si occupa anche di infrastrutture e di porti, ci è andata in visita a Viareggio prima di approvare un bilancio di previsione che comunque si riferisce al 2023, l'anno terminato.
apportare un bilancio preventivo 2023 quando siamo già nel 2024 segnala che in questa regione c'è un vizio patologico, cioè l'impossibilità per i consiglieri di analizzare davvero e di indirizzare davvero i bilanci degli enti. E questo forse è anche causa della situazione incredibile del porto di Viareggio, per il quale all'interno del piano degli investimenti dell'autorità portuale era previsto già da anni la realizzazione del sabbiodotto, che in realtà non è stato realizzato. C'è stato un braccio di ferro lungo mesi e mesi fra la regione e il comune di Viareggio. La sostanza è che il sabbiodotto non c'è, i pescherecci si incagliano e i pescatori non possono esercitare le loro attività economiche, oltre che costituire un danno di immagine e di funzionalità assolutamente grave per tutte le altre attività. Per questo, come Fratelli d'Italia, abbiamo annunciato di presentare un atto di indirizzo per risarcire i pescatori e tutti coloro che hanno ricevuto un danno da questa evidente mancanza da parte dell'autorità portuale e diciamo di mamma regione. Abbiamo anche dimostrato, credo, in maniera molto concreta e fattiva l'interesse della regione per il porto di Viareggio, ma soprattutto per la situazione difficile in cui si vengono a trovare i pescatori, che non abbiamo assolutamente intenzione di abbandonare, anzi stiamo valutando con l'autorità portuale insieme al comune, insieme anche a loro che abbiamo coinvolto al tavolo tecnico, perché credo sia anche giusto che poi chi sta non sul campo in questo caso, ma direttamente insomma vive il mare tutti i giorni, debba essere anche ascoltato e considerato, e questo credo sia un traguardo molto importante. Continueremo a lavorare, monitorare il tema della draga, perché il tema dell'insabbiamento c'è, con finanziamenti anche cospicui, c'è un impegno della regione importante sull'insabbiamento, quindi ecco, io credo che stiamo andando in una direzione in cui ecco, il porto tornerà ad essere un porto centrale. C'è un appello del portavoce dell'opposizione, Marco Landi, l'autorità portuale regionale deve occuparsi anche degli altri porti, Marina di Campo, Giglio e Porto Santo Stefano, oltre a quello di Viareggio. Tante volte il volontariato e il terzo settore hanno spazio nei nostri programmi anche per condividere le loro buone pratiche. La Toscana che fa bene è il premio per la migliore comunicazione sociale ed è promosso ancora una volta dal CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, in collaborazione con il CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato. Questa è una di quelle iniziative di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, perché prova a raccontare attraverso le immagini, i video, prova a raccontare quanto di bello le nostre associazioni di volontariato fanno. Una comunicazione sociale che arriva alle persone è esattamente in linea con quell'idea che noi nella festa della Toscana abbiamo voluto portare avanti con forza, con le parole di Don Milani, I care o a cuore, con prendersi cura degli altri, ed è quello che fanno le tante associazioni di volontariato. È un bando, è un premio a cui teniamo molto, perché serve a mettere in evidenza, valorizzare le buone pratiche della comunicazione, in particolar modo in questo ambito della comunicazione sociale e di rilevanza pubblica. Per cui siamo molto felici che ci siano state varie partecipazioni, varie richieste di partecipazione a questo bando, e è stata premiata la campagna di Avis Toscana, perché era la campagna che secondo la commissione che era stata istituita aveva il maggiore dispiegamento di strumenti sia sul web sia nei canali tradizionali, sia per quanto riguarda anche le affissioni nei mezzi di trasporto pubblico locale. E tu cosa hai provato? Non ci avevo mai pensato prima. Dipendeva solo da me. Me ne aveva parlato un amico e poi l'ho detto a lei. Abbiamo superato le nostre paure. Ci siamo sentiti utili agli altri. Ora apparteniamo a qualcosa di importante. Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it. Questo era lo spot televisivo della campagna di Avis Toscana, l'associazione dei donatori di sangue, che qualche giorno dopo si è anche attivata per distribuire materiale informativo direttamente ai consiglieri. Trasmettere loro, era l'obiettivo, la cultura del dono. Sono quegli stimoli che servono qualche volta anche nel mondo del volontariato per andare avanti, per cercare di costruire cose nuove in un discorso di promozione di carattere generale del dono in modo particolare. Quindi voglio dire, in un momento
abbastanza difficile, perché se consideriamo che il numero dei donatori negli ultimi 10 anni in Italia è diminuito di circa il 20%, una campagna di promozione fatta bene in una Toscana che fa bene, diciamo, e può dare dei risultati importanti. Infine ascoltiamo il commento del presidente del CESVOT, ente molto impegnato anche nel favorire la comunicazione delle associazioni. Sì, è un'esperienza molto bella che facciamo con Corecom, con Regione Toscana, e quest'anno siamo molto contenti perché è stato anche quest'anno premiato un video molto, molto bello, molto interessante di Avis, che parla appunto di quello che poi succede nel volontariato, cioè che uno che fa volontariato lo dice a un altro, perché diciamo capisce che fare volontariato, donare qualcosa agli altri, è qualcosa che dà qualcosa anche a se stesso, e quindi questa esperienza che viene rivelata agli altri suscita interesse e quindi suscita anche la possibilità che altri possano avvicinarsi al nostro mondo. Tante altre iniziative hanno trovato visibilità nei nostri telegiornali visto il periodo dell'anno, però vi facciamo rivedere qui alcune immagini della presentazione di uno dei carnevali più caratteristici della nostra regione. Il più antico è quello di Fogliano della Chiana, giunto, pensate, alla 485esima edizione. Il programma parte con la prima sfilata domenica 28 gennaio, prosegue poi per tutte le domeniche di febbraio. Quest'anno ancora protagonista la figura femminile di Zinfarosa, la regina del carnevale. Tra i temi in primo piano da sottolineare quello della violenza sulle donne. Noi per oggi finiamo qui, appuntamento a venerdì prossimo 26 gennaio alla vigilia del giorno della memoria, che anche il Consiglio regionale naturalmente celebra con solennità.